Ciao a tutti, sono Marco Novo di Onda Creativa Padova. Anche oggi cercherò di tenervi compagnia con Acquerelliamo Insieme. Siamo giunti alla settima puntata e come sapete, come ho già anticipato dalla scorsa puntata, questa sarà l'ultima. Poi in realtà non scomparirò, non scompariremo, in realtà ci trasferiremo sulla piattaforma Zoom, dove cominceremo a fare dei corsi online. Questo perché dobbiamo ovviamente mantenere l'associazione, quindi abbiamo sostenuto dei corsi soprattutto per l'annullamento degli eventi dovuti al coronavirus. Quindi dalla settimana prossima questo appuntamento non ci sarà più, però allo stesso orario io comunque, come vi dicevo, sarò su piattaforma Zoom per chi vorrà iscriversi. Ora vi spiego tutto, intanto vi saluto, comincio ad augurare un buon 25 aprile, per quanto possibile ovviamente. Vi chiedo di, come al solito, farvi vedere sulla chat, così so che ci siete, che non sto parlando da solo, ma vedo già Claudio. Ciao Claudio, buongiorno. Se volete salutare, poi io intanto vi do varie informazioni su quello che vi dicevo sui corsi online. Fra un po' cerco di essere un po' più approfondito appena vedo un po' di persone collegate. Come sapete, dopo cominceremo a vedere gli acquerelli. Antonella, buongiorno. Ciao Antonella. Gli acquerelli che avete fatto la scorsa puntata sono veramente stupito, sono rimasto scioccato dal livello generale intanto degli acquerelli, che sono fantastici, dopo li vediamo. E anche dal fatto che ne sono arrivati tantissimi, quindi è piaciuta tantissimo una lezione che avevo un po' paura di fare, una lezione, scusatemi, un Acquerelliamo Insieme, una puntata, un soggetto avevo un po' paura di fare, ma invece avete risposto in una maniera veramente super, quindi intanto vi ringrazio di avermi mandato gli acquerelli e di aver partecipato. Vediamo, sono altre persone, Anna Lucia, ciao, Lisa, ciao, Laura, ciao. Claudio, buon onomastico, giusto? Vero? Effettivamente, hai ragione, non me lo ricordo mai l'onomastico, ma giusto il 25 aprile. Ciao Emma, ciao Teresa e ciao Cesare. Allora, appunto, come vi dicevo, tanto stanno arrivando le persone, attendo un altro po' prima di cominciare con tutto quello che devo dirvi oggi, perché appunto, come dicevo, ci sono delle novità. Ciao Letizia, ciao Barbara. Bene. Io mi sono divertito, ecco, volevo dirvi, essendo questa l'ultima puntata, volevo dirvi che mi sono divertito moltissimo con voi e che siete stati tutti delle persone molto gentili, mi avete scritto via email, via messaggio, insomma, con varie modalità e mi avete tenuto veramente compagnia in queste settimane e quindi io vi rinnovo l'appuntamento a vederci dal vivo quando sarà possibile, ovviamente, andare a dipingere insieme. Onda Creativa basa, l'associazione Onda Creativa basa fondamentalmente il suo core, il suo obiettivo, diciamo, associativo, quello di andare a dipingere dal vivo, e quindi le sessioni di sketch, oppure di plein air. E io spero di vedervi lì perché lì è il momento in cui un po' più conviviale, ci si diverte, siamo andati a fare delle uscite bellissime sui colli l'anno scorso, in questo scusatemi, no, era dopo l'estate, però comunque in questo periodo c'è la possibilità di fare un sacco di uscite, di dipingere dal vivo, nulla vieta che col distanziamento magari fra un mese si possa riuscire a fare qualcosa e quindi seguiteci, insomma, perché è un po' la parte bella dell'acquerello, dipingere dal vivo, anche perché si presta molto per questo. Saluto ancora Letizia, Barbara, ciao Silvia, ciao Antonella, Carla, ciao Manuela, c'è Vincenzo, ciao, grazie, purissimi. Graziella, grazie. Davide, prima di finire insieme ci mostri l'essere che sentiamo zampettare le settimane. E qua dietro adesso ve lo faccio vedere, così perdo un po' di tempo in attesa che arrivino tutti. Mi aspetto sempre 40-50 persone, quindi attendo un altro po'. Ornella, Ivana, e ve lo faccio vedere subito. Ora, Davide, mi hai dato l'occasione. Allora. Dovreste vederlo già. Adesso mi metto sulla. Eccolo qui. Dai, ehi, ehi. Guarda, guarda, guarda. Questo è Naso. Per Tommaso è Bubù perché abbiamo un po' facilitato il suo nome, avendo 2 anni mio figlio, e quindi abbiamo facilitato il Bubù.
Ecco, oggi vi ho fatto vedere anche un po' di vita reale. Eccolo qui, sono tornato io. È più bello lui, forse. C'ha il pelo un po' lungo, tra l'altro, bisognerà avere il pelo appena riaprono. Io vedo 43, quindi vi dico che comincerei a darvi le informazioni. Allora, come vi dicevo, dalla settimana prossima non ci sarà più questo appuntamento del sabato mattina, ma Onda Creativa si trasferisce su Zoom, la piattaforma online, con dei corsi online che faremo su iscrizione. Quindi io comincerei subito facendovi vedere il nostro sito, anche perché cominciamo anche a vedere i vostri lavori della settimana scorsa. Se voi andate sul nostro sito, associazioneondacreativa.it, trovate, scusate, trovate tutte le informazioni. In realtà adesso troverete, questo singolo corso, ma ne arriveranno almeno altri due, già da martedì questo, quindi restate, aggiornati sul sito, restate comunque, seguiteci sui nostri social, su Instagram, su Facebook, perché arriveranno anche i corsi, sicuramente di, Romina, Illuzzi, di Laura Sarra e di Mariana Bevilacqua. Quindi, collegatevi al sito e restate sempre aggiornati. Noi, fino a ieri eravamo fermi qui ai nostri video tutorial online, le differite, le dirette. Rimarrà lo spazio la domenica di Romina, che farà una diretta su Facebook, e rimarranno i video YouTube che manderemo, probabilmente una o due volte al mese, i video tutorial che facciamo su YouTube. Si blocca invece, appariamo insieme, la diretta YouTube del sabato mattina. Io ho i tempi un po' ridotti, quindi, siccome devo fare anche un po' da apripista, per quanto riguarda le dirette Zoom, anche per le mie, colleghe, socie, Marianna, Romina e Laura, comincio questo corso online già da sabato prossimo, 2 maggio. Trovate qui, tutte le informazioni su quello che faremo. Sarà un corso, diciamo, avanzato. In realtà, una cosa come questa, io quindi farò sempre dei soggetti che proporrò il giorno prima. Di fatto è uguale ad Acquarelliamo Insieme, con la differenza che lo faccio via Zoom, ha un costo, perché chiaramente noi abbiamo comprato la licenza Zoom e ci stiamo un po' muovendo per la prossima stagione, per il post-coronavirus, che ha messo in crisi anche la nostra associazione, onestamente, perché chiaramente abbiamo avuto un sacco di spese. Qui trovate tutte le informazioni. In fondo alla pagina c'è una form per iscriversi. Una volta che compilate questi dati, arriva una mail con tutti i dati relativi a, quello che dovete fare successivamente, l'IBAN, le informazioni per collegarsi, eccetera. Faccio notare che è un corso, in questo caso, rivolto ovviamente ai soci, di Onda Creativa. Da lunedì, associarsi ad Onda Creativa costerà 15 euro fino a fine della stagione, fino a ottobre, perché, ovviamente, siamo giunti a metà anno e poi stiamo cercando di andare incontro un po' al fatto che le persone sono a casa, non tutti hanno, condizioni economiche favorevoli. Infatti anche i corsi li stiamo cercando di far costare il meno possibile. E quindi troverete tutte le informazioni per iscriversi, per associarvi, e dalla settimana prossima, come vi dicevo, ci sarà uno sconto, passeremo dai 30 euro attuali ai 15 euro, quindi, restate, sintonizzati per avere questo tipo di, aggiornamenti. Vediamo se è arrivato qualcun altro. Intanto, Ornella, ciao. Ivana, ciao. Grazie Davide per il bellissimo, era riferito ovviamente a Bubu. Antonella, Ivana, Gigliola, non riesce a scaricare la foto. C'è anche sul sito, adesso vi faccio vedere, quindi magari la scarichi dal sito, oppure la trovi già dentro all'album condiviso, dove dopo potete uploadare gli acquerelli, i vostri acquerelli. Carla, ciao Carla. Non ci sovrapporremo ovviamente. Il sabato mattina rimango solo io. Io proprio ho poco tempo perché durante la settimana lavoro in smart working, quindi lavoro tutta la settimana. Di conseguenza mi rimane fisicamente il sabato mattina. Se riesco faccio mezzo corso di acquerello base, quindi le basi dell'acquerello, quello che facevo dal vivo prima del coronavirus, con Marianna alternandoci, quindi quello sarà di sera, insomma, orario cena, pre-cena.
durante la settimana, mentre il sabato mattina sicuramente ci sono solo io e le altre ragazze si accorderanno per fare un calendario, ovviamente senza sovrapposizioni. Ciao Vanessa e ciao Rosalba. Bene, io partirei subito con i vostri acquerelli perché sono tanti, sono belli e necessitano quindi di tutto il tempo per vederli con calma. Allora, da qui, dal sito, faccio rivedere perché alcuni mi hanno chiesto, dalla pagina principale associazioneondacreativa.it, per arrivare a tutti i link delle dirette di Acquerelliamo Insieme che ci sono state fino ad oggi, trovate il link qui. Lo vedete perché questo è, vi ricorda una delle nostre dirette, la seconda puntata. Cliccate qui e trovate una pagina abbastanza grezza, diciamo, dove ci sono i link per vedere le dirette passate, quindi le sei puntate passate e la puntata di oggi, che è la settima puntata. Per chi avesse problemi a scaricare l'immagine, vi faccio vedere che qui alla fine, alla settima puntata, se cliccate sull'immagine potete salvarla, save image, quindi è possibile salvare l'immagine senza troppi problemi. Vi stavo, scusatemi, sono uscito. Scusatemi, vi stavo facendo vedere, volevo farvi vedere gli acquerelli della scorsa puntata, quindi clicco sulla sesta puntata e vado a vedere il vostro album che abbiamo fatto, l'album che abbiamo fatto e comincerei da qui. Controllo sulla diretta di essere a posto, l'altra volta mi è capitato due volte, ma mi deve parlare per nulla. Eccolo qua, perfetto. Questo era il soggetto della puntata scorsa, come vi dicevo era un soggetto un po' complicato, poteva essere un soggetto complicato, in realtà l'avete affrontato tutti in maniera strepitosa, ci sono state delle idee anche di resa di questo soggetto veramente eccellenti, quindi vi ringrazio intanto per aver partecipato e per aver fatto dei lavori fantastici. Questa era la versione semplificata che avevo fatto per cercare di isolare bene le macchie di colore. Eccoci qua, cominciamo subito con Silvia. Silvia sta facendo dei progressi, secondo me, evidentissimi anche a voi, credo. Quindi è veramente un ottimo lavoro, ben riuscito, ben fatto. Mi piacciono molto le tinte che hai preso, sei stata molto pittorica e decisa anche sulle pennellate. Unico appunto, attenzione perché delle volte la resa prospettica ci imbroglia e quindi conviene, come vi dicevo, conveniva fare il disegno in maniera tale che fosse più o meno tutto sullo stesso piano, perché il soggetto di fatto si muoveva su un piano quasi parallelo, intermedio tra noi e il fondo. Noi eravamo, diciamo, su un primo piano, il soggetto era in un secondo piano, poi c'era il piano di fondo. Comunque è un ottimo lavoro, brava Silvia. Vedo anche che stai migliorando qui, stai usando dei colori bagnati. Bene, bene, brava, continua. Questa è Gilda. Gilda mi sembra che abbia seguito la lezione in maniera praticamente perfetta, perché la foto è un po' scura, ma io credo che l'acquerello sia più luminoso. Forse è stata fatta così una foto un po' scura. Appiattisce un po' l'acquerello, però l'acquerello secondo me è venuto molto bene. Infatti vedo che hai seguito la lezione, praticamente scusami, la diretta in maniera perfetta. Anche mi piacciono i bianchi che hai lasciato, mi piacciono le figure, il movimento dei cavalli. Bel lavoro, brava Gilda. Qui abbiamo Marianna. Marianna è molto brava, ha una bellissima mano. Anche lei esplodendo con l'acquerello, si sta divertendo. Trovo che anche tu, Mariana, abbia seguito molto bene la lezione. Faccio anche a te un unico appunto. Vedo quel vaso che ti dicevo poteva in qualche modo ingannare poi di fatto l'osservatore del nostro acquerello. Scusatemi, sistemo un po' la camera. Perché come ti dicevo, qui dietro in realtà c'era un muro, cioè, era un separatore rispetto a uno sfondo in cui c'erano degli alberi. Quindi questo vaso qui volante forse avrebbe dovuto essere un po' più basso. Però mi piace perché in realtà nella tua resa, che questa potrebbe essere un'altra strada, hai messo giustamente le ombre, quindi in realtà il vaso l'hai posizionato correttamente dal tuo punto di vista, ovviamente non da quello della foto che era un po' più basso. Comunque è un bellissimo lavoro, Marianna, e come al solito stai avendo anche tu un'esplosione. Segui i tuoi acquerelli su Instagram e quindi molto brava, brava. Lisa,
Lisa ha fatto un taglio differente, forse per la dimensione della carta, mentre disegnavi, Lisa ti sei trovata stretta nella dimensione dell'acquerello, però mi sembra che stiano venendo bene i tuoi lavori, io credo che tu possa essere felice perché comunque vedo intanto una scioltezza nella pennellata e nella resa delle tinte, dei colori, perché questo grigio è esattamente quello che doveva essere, quindi molto leggero, un bel contrasto rispetto agli altri grigi, stai imparando molto bene a diluire e a miscelare i colori. Quindi non posso che farti i miei complimenti anche perché il disegno è buono. Mi piace anche che il taglio esca perché non è detto che dobbiamo per forza centrare tutto il soggetto in maniera tale che sia contenuto nel nostro acquerello. Va benissimo anche così. Quindi, pur credo non essendo una scelta iniziale, è comunque tutto sommato venuto molto bene. Vediamo se, scusatemi, faccio un check per vedere se mi state seguendo. Ok, sì, vedo che state seguendo. Allora, io ti dicevo, brava Lisa. Claudio ha fatto un lavoro eccezionale. Io credo che Claudio si stia divertendo perché un po' si vede dei suoi acquerelli, sono belli, sono elaborati, sono pieni di vita e hanno una bella resa dei movimenti. Tra l'altro, qualcuno ti ha fatto un commento sul fatto che tu abbia fatto il. Sul fatto, scusate, ripetizione, tu abbia reso il cocchio, non so come si chiami, la carrozza in maniera molto precisa per l'attacco. Insomma, hai fatto un acquerello veramente studiato e ragionato. Quindi, bravissimo Claudio, continua perché continua, non te lo devo dire io, ma sei veramente bravo e sono anche interessanti le tue pennellate. Stai prendendo proprio un tuo stile molto bello. Questo è Patti, acquerello, anche questo strepitoso, guardate che colori. Io non so, veramente avete fatto tutti dei lavori eccezionali, che bellissima la cravatta, bellissime questi accostamenti, la signora col cappello giallo che di fianco al cocchiere, insomma, molto bello, mi piacciono i colori e credo anche che anche tu ti sia divertita perché vedo che hai tagliato molto bene, estratto molto bene i cavalli dallo sfondo, insomma, bellissimo lavoro, brava Patti. Comunque, come la vostra mano sui cavalli mi ha stupito, perché il cavallo non è un soggetto facile, forse seguendo pian piano il disegno siamo riusciti ad essere bravi tutti a fare i cavalli, ma veramente bravi, complimenti. Questa è Maria Valeria è una mia alunna del corso, diciamo, dal vivo, e bravissima anche tu, hai seguito benissimo la lezione, vedo dei bei bianchi dietro che rendono il movimento della scena. Mi piacciono molto i soggetti, tutto. Ti faccio solo prestare attenzione quando decidi di sovrapporre appunto il soggetto a un piano di sfondo. Stai attenta perché ti manca qualche grigio qui, in maniera tale che si riprenda in qualche modo lo sfondo anche qui sulle ruote. Può sembrare un dettaglio da poco, ma poi di fatto si vede l'impatto perché la ruota risulta trasparente qui sotto dove giustamente hai fatto passare dietro l'ombra, ma magari qui sopra potrebbe sembrare che ci sia un pannello che sta coprendo il retro. Però un ottimo lavoro perché il disegno è migliorato, l'acquerello è steso molto bene, quindi Maria Valeria sei in netto miglioramento, come sempre, te lo dico sempre, quindi continua, brava. Fabrizio, posso fare scena muta, l'acquarello si commenta da solo, eccezionale, bellissimo, esplosivo, movimentato. Fabrizio ci stupisce, io credo che ti manderò in privato le foto di tutti i lavori che farò anche dopo questi coronavirus, così mi fai la tua versione, perché la tua versione è sempre bellissima, diversa, cioè è importantissimo secondo me avere un po' anche come Claudio, avere una propria caratura, una propria idea di come fare l'acquerello. Era veramente bravo, complimenti Fabrizio, lo faccio vedere ancora, non ti dico nulla perché è ottimo, è un bel acquerello, è movimentato, beh, sento la polvere, sento il rumore degli zoccoli, bravissimo. Laura anche lei ha fatto un bel lavoro. Mi piace il contrasto, le scelte dei colori, il contrasto con lo sfondo. Per
Posso farti solo un appunto sullo sfondo? Ti conveniva andare più bassa con la linea del verde e dello scuro? Perché i cavalli escono benissimo, come vedi anche qua dalle orecchie, sui cavalli bianchi ovviamente, sullo sfondo scuro. Alcune tecniche sui cavalli fanno sì che, ad esempio, se fate un cavallo scuro, quindi un cavallo marrone o maculato marrone, sia importante che lo sfondo sia chiaro. Insomma, i trucchi di resa, l'acquerello si basa fondamentalmente sui contrasti, anche la composizione dell'acquerello si basa sui contrasti. Però, ad esempio, come sei scesa sullo scuro, su questa parte verde, è ottima, andava fatto proprio così. Bello il disegno, anche a te, anche se la tua resa, anche tu hai fatto una resa prospettica differente, i cavalli ci vengono incontro. E non è sbagliata, non è male, non è riuscita male, quindi mi complimento, brava Laura. Questo sono io, bravo, ottimo, bel lavoro, ciao. Questa è Letizia. Letizia ha fatto anche lei un bellissimo acquerello. Vi faccio notare come ci sia il sole, cioè i cavalli, il bianco dei cavalli sia veramente uscito fuori grazie ai contrasti. Lei dietro ha fatto un grigio un po' più scuro e quindi i cavalli risultano ancora più al sole, ancora più illuminati. Mi piace moltissimo, brava Letizia, un ottimo lavoro anche il tuo. Questo Barbara, è di Barbara. Barbara, anche lei ha cambiato un po' la prospettiva, anche se non tanto. In realtà la prospettiva era un po' così. Forse la sua è più azzeccata addirittura della mia. E mi piacciono i contrasti, mi piace questo giallo reso oro, insomma, della carrozza. Bene le bandiere, potevi anche variare un colore, giusto per non fare troppa simmetria su questi rossi dietro, magari ne facevi una blu e una viola, potevi modificare, però mi piace come hai fatto sparire le briglie dietro, dando proprio il senso del movimento della briglia, della cinghia. Ottimo lavoro. Brava Barbara. Questa è Carla, anche di Carla non posso dire quasi nulla perché lei è molto brava. Mi sono piaciuti finora tutti i suoi acquerelli, mi piace questa resa delle ruote, per me, come avete visto anche dal mio acquerello, era bellissimo renderle così con tratti un po' ruvidi, un po' perché le ruote si stanno muovendo, sono di legno. Ci sono degli effetti che si possono raggiungere con l'acquarello che sono molto importanti. Mi piace anche qui perché hai cercato di fare un po' di movimento, di fumo sull'ombra, scusate, di polvere perché il cavallo si sta muovendo. Mi piace come siano sopraelevati gli zoccoli. Bello il disegno, bellissimo questo cavallo. Insomma, brava Carla, come sempre, un ottimo lavoro anche il tuo. Guardate come cambiano gli acquerelli, cambiano i punti di vista, cambiano i colori, la resa dei chiari, degli scuri, ma sono tutti belli, cioè io non sto scherzando, è difficilissimo trovare un acquerello che non sia venuto bene tra loro, te e i vostri, quindi veramente sono scioccato dalla resa di questa lezione, spero che vi siate divertiti, come un matto. Anche questa è molto bella, di Graziella. Graziella, sei stata bravissima anche tu. Stai solo attenta a questa linea grigia, in modo tale che sia magari dritta e che decida insomma un po' lo sfondo, faccia capire all'utente, all'osservatore che qui dietro c'è una strada, un muro, insomma quello che volevi rendere, però anche tu sei stata bravissima con le tinte perché sono veramente fresche e l'acquerello è ben dosato. Brava. Fernanda, anche lei ha fatto un bellissimo lavoro, molto pulito. Mi piace lo sfondo, mi piace come ha utilizzato il verde, come è scesa su verdi molto scuri, è fondamentale. Io ogni tanto ho questo problema, tendo a rimanere troppo chiaro sui contrasti, invece i contrasti vanno fatti bene. Bisogna più contrastate, più avete coraggio di scendere nello scuro, più avrete un ritorno dal fatto che lasciate dei chiari, perché l'acquerello è contrasto. Ottimo lavoro, Fernanda. Emma, anche Emma, stilosissima, mi piace tantissimo il tuo stile. Io, senza offenderti, credo tu stia guardando, traendo spunto anche da come si muovono gli altri acquerellisti. Rivedo, Fabrizio, rivedo qualche
qualche idea, anche mia, anch'io uso spesso questi schizzi finali di acquerello per rendere il movimento. Ma stai facendo dei lavori veramente ben fatti. Io credo che anche tu ti sia resa conto. Chiaramente il lockdown, il restare a casa ci ha dato il tempo di approfondire e di pensare, di stare con noi stessi. Ma veramente hai fatto un lavoro eccezionale. Stai lavorando benissimo, quindi veramente brava anche tu, Emma, brava. Fabiana, anche Fabiana ha fatto un ottimo lavoro. Quindi vedete come sia difficile anche trovare qualcosa da dire ad ognuno di voi. I neri dietro lo scuro è reso benissimo, mi piacciono le bandiere, ottima la posizione dei cavalli, sono belle le ruote, bello il movimento, colori molto, molto tenui, però comunque che prestano attenzione ai contrasti, bel lavoro, brava Fabiana. Francesca, anche lei è la mia ex alunna, o alunna, insomma. Mi piace tantissimo la tua firma, Francesca, scusami, ma il corso che stai facendo di calligrafia veramente sta avendo degli effetti anche sulla tua pennellata d'acquerello fantastici. Mi piace molto come hai reso il movimento dei cavalli, anche tu sei stata bravissima sui contrasti. Guardate questa ruota, è bellissima. Un ottimo lavoro anche il tuo, Francesca, continua. Questo è Vincenzo. Vincenzo è già un acquerellista che ha una certa mano, lo si vede, questo acquerello è bellissimo. Anche questo sono senza parole. È uno splendido lavoro, Vincenzo. Mi piace il contrasto, le ruote, i dettagli, ma anche in realtà la resa astratta e scusami, sintetica delle cose, di tutti i soggetti. Era veramente soggetto ben posizionato, belle le bandiere, i movimenti. Bravissimo, bel lavoro. Elisa mi sa che ne me ne ha mandati due. Elisa è secondo me la più illustra, cioè ha una capacità di illustrare differente. E Elisa continua così, continua a usare la tua tecnica di disegno perché è veramente differente. Anche tu hai un tuo stile, anche tu sei interessante nelle cose che fai. So che ti piace quando dico interessante, che te lo dico. Questa parola è interessante come l'altro che hai mandato, che vediamo dopo. Quindi un ottimo lavoro anche il tuo, Elisa. Ivana ha molto più minimale degli altri, però anche lei mi piace molto come ha reso i chiari scuri. Ha fatto anche lei un bellissimo acquerello, un bel disegno. Bellissima quest'ombra perché rende proprio anche l'ombra più scura è più rende il sole. Quindi un ottimo lavoro anche il tuo, brava Ivana. Bene. Antonella ci ha fatto vedere la pennellata, quindi sia sullo sfondo che diciamo un po' sul soggetto si intravede, si vede la sua pennellata anche qui davanti nel primo piano. E la ringrazio perché questa pennellata così visibile fa sì che si possa in qualche modo prestare attenzione anche ad altri stili, ad altre modità di utilizzare il media, l'acquerello in sé. E quindi veramente brava. Molto interessante, anche il vaso è posizionato correttamente, riesco a capire il suo posizionamento sul terreno. Brava, bel lavoro, brava Antonella. Donata molto grafica, sembra quasi una matita acquerellabile, però anche lei ha fatto un lavoro eccellente, bellissimi contrasti, anche lei chiari scuri. È proprio una resa, anche lei quasi d'illustrazione, però stilosa, c'ha un bell'occhio per i movimenti, per il terreno. Guardate come anche lei sia differente, è quasi un acquerello, come vi ripeto, estratto da un acquerello da matite acquerellabili, mi sembra, però veramente un ottimo lavoro. Questa è Manuela, veramente, anche Manuela è bravissima, come Vincenzo. Guardate che bella quest'ombra del cavallo. Tra le ombre migliori, quella di Manuela, tra la resa generale. Io addirittura in questi bianchi qua, non so se avete la stessa impressione, ho come l'impressione di vedere delle persone che stanno guardando, cioè di vedere una parata, cioè c'è molta vita in questa acquarella, non so come mai, mi ha dato subito questa impressione quando l'ho visto la prima volta. Mi piacciono molto i cavalli, sono estratti bene dallo sfondo. Io credo che tu possa essere più che soddisfatta perché è veramente venuto molto bene. Questo è Cesare. Cesare ha aggiunto una sua idea,
L'acquarello diventa divertente e ancora una volta diventa diverso da quello degli altri. E quindi vi sprono ad essere diversi perché è importante. Guardate che bello la polvere, la resa della polvere del movimento degli zoccoli. Ovviamente il dettaglio di cui stavo parlando è lui invece di metterla il frustino, che non è così bello, anch'io non sono molto per il frustino sui cavalli, sugli animali, non mi piace moltissimo l'idea di frustare un cavallo. Il cavallo in questo caso lui l'ha condotto col trucco della carota. È veramente molto carino, molto divertente, ottima idea. Bravo Cesare. Questa è Marta, anche lei ha una mano bella come acquerellista, quindi vedete l'acquerello è molto riuscito, molto, molto bello. Mi piace moltissimo questo colpo di luce sulla gamba del conducente, del cocchiere della carrozza. Mi piacciono le ombre sui cavalli. Ottimo lavoro, Marta, come sempre te l'ho già detto che era bello il tuo acquerello anche quando me l'hai mandato. Bene, continuo ovviamente. Questa è Sandra. Sandra, anche lei, ve la faccio, vi lascio guardare il suo acquarello perché è molto bello. Lei è brava a disegnare, c'è una mano non indifferente. Guardate che belli questi alberi, come dietro ci sia questa resa sintetica dello sfondo. Guardate che belle ste ombre anche lei sulla gamba, è riuscita veramente ad estrarre delle ombre. Queste probabilmente derivano dal movimento, dal riflesso del sole sulla gamba, sulle ruote, che passa tramite i raggi delle ruote, in qualche modo si crea questa ombra molto bella sulla gamba del cavallo. Prestate attenzione a questi dettagli perché sono importanti. Io quando guardo un acquarello mi piace proprio individuare queste cose. Quindi bravissima Sandra, ottimo lavoro. Davide è Davide, ha un suo marchio di fabbrica. E anche questo è importante, vi lascio guardare il suo acquarello perché è molto bello, che è suo. Mi piace, lui estrapola questi soggetti che escono da queste nuvole di colore con dei bei contrasti, utilizza un bel colore chiaro, ben diluito, bellissimo. Unico punto, Davide, ma io so che tu lo fai apposta, quindi non mi viene neanche da dirtelo, cioè so che tu sai, ma e vuoi fare così e quindi è giusto che tu lo faccia. Se vuoi posizionare più, qui questa è una resa quasi della polvere del movimento, se volevi posizionarli a terra potevi fare un'ombra che in qualche modo unisse tutti i soggetti, ma io so che tu volevi far così e quindi non te lo dico come osservazione, ma non c'è nessun vero suggerimento perché mi piace moltissimo come fai, i cavalli sono bellissimi, quindi ottimo lavoro Davide. Questa è Marie Jo. Ti ho riuploadato, ti ho ricaricato l'acquarello Marigio perché l'avevi messo verticale, quindi l'ho cancellato, ho scaricato e l'ho rimesso in orizzontale. Ottimo lavoro, mi piace la resa anche a te dei chiari scuri. La signora mi sembra quasi di intravedere il suo volto. Mi piace moltissimo anche le bandiere, mi piacciono i colori che hai usato. Veramente un bel lavoro. Guarda, siete stati tutti eccellenti, eccezionali. Quindi vi ringrazio per la partecipazione. Questo è il secondo di Elisa. Io credo che tutti voi, appena io metto Elisa, si veda la sua mano, perché è veramente riuscito anche in questo caso. Un'illustrazione bella, brava, interessante, ci ha messo pure la bandiera italiana e in qualche modo in questo momento fa anche piacere vederla, visto che l'Italia ha subito un bel colpo dal coronavirus. Questa è Silvia. Silvia è eccezionale, benissimo come hai estratto i soggetti dallo sfondo. Guarda, un ottimo acquarello, veramente ben fatto, pulito, semplice, i colori sono stati mischiati in maniera corretta, non li hai sporcati, non vedo, cioè vedo una mano che si sta veramente educando. Ottimo lavoro, brava Silvia. Roberta, anche lei ha un suo stile, perché anche lei la riconosco ormai, e mi piace moltissimo il suo acquarello, mi piacciono le ombre, quindi guardate anche questo, ha reso molto bene lo sfondo, le bandiere sono dei colori, ci sono dei bei contrasti, se io vedo questo acquarello vedo subito delle belle scelte di colori e di contrasti, quindi un ottimo lavoro Roberta, anche tu, sei stata molto brava. Questa è Rossella, Rossella ha utilizzato, secondo me, la tecnica che io stavo facendo vedere, insomma, con delle pennellate molto ruvide, molto immediate,
Perché se notate ci sono tanti bianchi lasciati tra le pennellate, che sono proprio l'obiettivo che io volevo ottenere anche qui dietro. Mi piace come qua ci sia un'apertura, diciamo, nel bosco dietro, si possa intravedere anche addirittura forse un tramonto, o forse una mattina, perché il sole è molto forte, quindi forse è l'alba. Un ottimo lavoro, brava Rossella. Spino, questo non l'avevo visto, mi sa che l'hai uploadato da poco, lui è Marco. Ma anche tu, è bello anche questo. Mi piace la resa più dall'alto. Tu hai spostato la telecamera come se fossimo un po' più in alto, quindi una prospettiva differente rispetto, diciamo, a quella che abbiamo fatto tutti o quasi tutti. Mi piace molto. Tu fai delle scelte grafiche pazze e sono molto diverse, molto personali. Mi piacciono sempre. Sei divertente, veramente bravo, un bel lavoro. Bravo Marco. Era l'ultimo. Ok, ritorno io. Eccomi qua. Vediamo in 5 minuti tutto quello che avete scritto. Allora, vediamo. Ciao, 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 ciao. Stupendo, riesco a caricare le foto. Giglio la prova perché in questo momento non riesco molto ad aiutarti così. Devi provare, al limite utilizza, tieni aperta la pagina per provare a seguirmi nella cosa. Anna, buongiorno. Carla, no, sì, come ti ho detto, ciao. Vanessa, scusate, è arrivato qui. Teresa, ciao. Barbara, ciao. Emma, grazie, grazie a te di partecipare. Che carta hai usato? Forse quella, c'è una domanda per te, Davide, che fa Claudio. Ivana, una precisazione, le querelle sono tutti fatti mentre stai lavorando, sono stati lavorati in un secondo momento. Allora, dunque, io ho visto arrivare poco dopo la diretta subito un acquerello dietro l'altro, quindi molti l'hanno fatto durante la diretta. Ovviamente il video rimane su YouTube e quindi chiunque può dopo in un secondo momento, appunto come sta scrivendo Claudio, terminare di fatto il proprio acquerello. Ovviamente chi è riuscito a seguirmi è stato bravissimo. C'è tutto il tempo comunque poi di rimettersi e di provare a farlo in un secondo momento senza nessun problema. Io, se siete d'accordo, vi direi cominciamo perché oggi il soggetto è un po' meno dettagliato, però non è semplice. Volevo parlare anche un minuto dell'acquerello, quindi ve lo faccio subito vedere. Tornando qui, come vi dicevo, trovate in questa pagina il link per accedere alla puntata odierna, la settima puntata. Questo è il sito di Associazione Onda Creativa, associazioneondacreativa.it, e qui c'è il nostro soggetto. Ve lo ingrandisco un po'. Vediamo se riusciamo a vederlo a tutta pagina, tanto prima che la diretta sia tutto ok. Allora, questo è un acquerello di John Yardley. Come sapete, io sono un appassionato di John, ho comprato anche un suo acquerello da poco, ce l'ho in soggiorno e tutta la sera me lo guardo, faccio una preghiera prima di andare a letto davanti all'acquerello di Joe Yardley, chiedendo di diventare un giorno anche a metà di quello che è lui. Quindi ho scelto questo suo acquerello, è un soggetto differente da quelli che fa lui di solito e l'ho scelto proprio per questo, forse perché è un po' l'unico che ho trovato di questo tipo, con le sue caratteristiche, le caratteristiche di John Yardley applicate in un contesto del genere. Questa è una scena, credo, di un laghetto, potrebbe essere un parco anche di Padova, quando riapriranno i parchi, potremo finalmente anche noi andare al sole a vedere le oche che camminano intorno al laghetto, uno stagno probabilmente. Vi faccio notare alcune cose prima di iniziare. Intanto come si è resa l'acqua. L'acqua non è azzurra. Perché? Perché non è detto che ci sia per forza l'azzurro nel visibile, il blu visibile all'occhio. In realtà questo verde è ricavato utilizzando dell'azzurro. Quindi l'occhio è in grado comunque di separarlo mentalmente, di capire che quella è acqua. Anche perché qui è di questo colore perché la natura intorno è molto verde, molto rigogliosa, probabilmente è primavera, è questo periodo dell'anno, e quindi in qualche modo l'acqua è verde, verde chiara. Mi piacciono molto e ho scelto questo acquerello proprio perché volevo in qualche modo continuare con quello che avevamo fatto nella lezione, scusate, nella diretta precedente, cioè estrarre i soggetti dallo sfondo, quindi lavorare al negativo. E quindi vi faccio notare come le oche escano proprio
dallo sfondo come delle macchie bianche. Questo è, secondo me, a parte freschissimo, naturale, pulito, io percepisco sole, percepisco di essere lì sotto un albero, perché qui probabilmente c'è un albero che fa ombra e quindi queste oche in primo piano sono in ombra. Guardate come ci siano veramente un sacco di livelli prospettici e si riesca a vedere la prima oca che ci sta passando molto vicino fino in fondo. Lui ha aggiunto, e quindi mentre faccio l'acquarello magari ve lo cerco di far notare il più possibile, ha aggiunto delle pennellate finali di gouache bianca o comunque di tempera bianca per riprendere dei bianchi che magari aveva perso e che potevano essere dei colpi di luce che in un soggetto del genere ci sono. I sassi, qualunque oggetto riesca in qualche modo a riflettere il sole anche all'ombra, esce ed è importante quindi rendere questi piccoli flash luminosi. Notate le zampe, il movimento, una è sempre alzata, qui dietro quasi non si vedono perché in realtà probabilmente sono anche una davanti all'altra, quindi le oche si stanno camminando contro. Notate tutto, notate le ombre, tutto quello che dovremo noi rendere. Ok, torniamo sul nostro acquarello, eccoci qua. Io comincerò a fare il disegno, bevo un goccio d'acqua. Vi esorto anche questa volta, scusate per aver bevuto, a fare un disegno il più preciso, attento possibile. Quindi cerchiamo di spendere qualche minuto in più sul disegno perché è importante, me lo apro sul mio tablet, ho un tablet qua di fianco che mi permette di vedere il soggetto. L'ho consigliato anche ad alcuni che mi chiedevano: ma come faccio con la diretta? I video su YouTube si possono mettere ad esempio in televisione come fa Emma e dal tablet si possono potreste mettervi la foto per avere insomma tutti i due i soggetti. Allora, guardando l'immagine mi accorgo che come al solito sapete io parto un po' cercando di posizionare per quanto possibile il soggetto e quindi mi delineo un po' il centro del mio foglio e lo vado a cercare di visualizzare anche sull'acquarello. Il centro è più o meno dove vedete quel puntino marrone e intorno a quella roccia bianca, quella parte diciamo di bordo dello stagno bianco. Quindi circa qui abbiamo questa roccia che fa una cosa del genere. Ecco, insomma, io intanto comincio a fare qualche segno così per cominciare un po' a trovare tutte le figure. Allora, seguendo un po' questa increspatura, che poi appunto, come vi dicevo, sono rocce, cerco di arrivare circa, vediamo qui, dove vorrei posizionare la prima oca. Magari cerco un attimo di farmi un'idea di dove potrebbe essere, poi vi do il mio metodo, che però appunto, come vi dicevo, è mio, quindi non è detto che sia il metodo corretto per disegnare un'oca. Qui davanti abbiamo in qualche modo un'altra oca un po' più in primo piano di quella, che magari potrebbe venire fuori così, vediamo. Adesso sto facendo prima, come vedete, tengo la matita un po' leggera per cercare di individuare la posizione delle oche nel foglio. Allora, per fare le oche io mi muoverei prima facendo una specie di palla, di cerchio, insomma, diciamo, che è il corpo, anche se in realtà poi il cerchio è un po' appiattito quando lo andiamo a estrarre dallo sfondo. Questo cerchio sopra ha il collo dell'oca, quindi vedete ad esempio questa potrebbe essere più o meno fatta così. Se non vorrei neanche farla troppo grande, forse.
qui c'è la testa dell'oca, il becco è rivolto un po' in basso, intanto lo posiziono, ma anche questo lo vedo dopo. Qui c'è la testa, il becco è un bel becco, fatto così, questo è un po' arrotondato. Intanto faccio delle misure, mi prendo, cerco di qualche modo di strutturarmi i soggetti. Qui davanti ne abbiamo una più in primo piano e anche un po' più vista dall'alto. In realtà il collo vedo che fa così. Eccolo. Quindi vediamo un po' così. Mi è partita la ventola del PC, spero che non disturbi troppo, ho questo problema, dovrei comprarmi un microfono magari per quando comincerò le lezioni su Zoom, mi munirò anche, mi doterò anche di un microfono che consenta di evitare il fruscio troppo spinto del PC che rompe le scatole. Ecco. Quindi abbiamo posizionato, l'importante è posizionare correttamente, come vi dicevo, per quanto possibile le nostre figure. Qui abbiamo una roccia che è interessante, forse l'ho fatta troppo piccola rispetto all'occa. Vediamo, qui abbiamo la prossima. Notate come io mi riferisca. Scusate, metto a posto un po' la camera per vedere meglio anche come vedo. Come io mi riferisca per disegnare, per posizionare giusti gli elementi, sempre partendo da cose che ho già selezionato, che ho già disegnato. Quindi cerco in qualche modo di restare all'altezza. Questa oca qui è un po' più bassa, comunque è posizionata circa così, ha il collo, diciamo che queste due oche sono più o meno sullo stesso piano. Anche qui faccio la mia, cerco di fare la mia palla, il corpo dell'oca come un cerchio, come un così. La zampa, c'è una zampa che parte in realtà da più indietro, fa una cosa così, palmata. Qui ce n'è una più avanti, anche queste sono palmata, il movimento è circa questo, vediamo qui, ho fatto un po' troppo linee, magari ne cancello una. Il collo di quest'oca viene giù circa così, da questo lato così, qui dietro abbiamo questo momento. Qui sarà importante rendere questo spazio scuro. Tutta questa parte qua dell'acquarello è scura ed è e serve proprio a far uscire per quanto possibile le due occhi qui nel piano, insomma, centrale. Qui abbiamo un'altra oca, questa volta in primo piano, che inizia circa qui. Eccola la disegno. Questa è di profilo, si intravede il suo, ecco, così, andiamo giù magari, ecco, per allargarsi, è una cosa così, in realtà riferendomi a questo mi accorgo che andava messa un po' più in giù, la sposto senza paura, in maniera tale che comunque sia più in primo piano. Magari se avete anche voi posizionato in maniera più corretta questo che in primo piano, fatelo, insomma, se non l'avete posizionata corretta, mettiamo più qua, ecco. Quest'oca si sovrapponeva, la volevo completare, eccola qua, anche lei ha il becco un po' in una vista di secondo piano, quindi è fatta più o meno così. Questo acquarello qua
Funzionerà benissimo quando andiamo a rimuovere la matita. E un'altra cosa di quelli, come l'altra volta, è importantissimo rimuovere la matita, i grigi, perché i bianchi devono essere quanto più possibile puliti per rendere proprio il fatto che queste oche sono al sole, tantissimo al sole, quindi circa qui, in centro a questo spazio, abbiamo quest'altra che è di questa dimensione, gli occhi su questo piano, quindi faccio la mia solita palla circa per capire. Giù, qui c'è un becco, qui al becco, poi metteremo tutti i dettagli, poi abbiamo un'altra oca, okay, notate la sovrapposizione importantissima per rendere i piani delle figure, notate come quella dietro si sovrapponga a questa. Cioè quella davanti, scusate, si sovrapponga quella dietro, perché è fondamentale rendere bene il posizionamento di queste occhie. Questo va un po' più indietro, ecco. Più o meno posizionata così. Poi ne abbiamo una dietro qui, che potrebbe, anche questa si sovrappone, notate come i bianchi si incontrino praticamente e si fondano tra di loro. Questa è fatta così, eccoci qua. Qui ha lasciato un bel triangolino per la zampa palmata, a circa questa altezza qua c'è il becco, quest'oca qui ha il becco in una posizione così allungata. Prendiamola così e vediamo di pulirla, di estrarla meglio con il nostro sfondo, come vi dicevo. La testa forse è un po' troppo grande rispetto alle altre due. Le altre due hanno una testa un pochino più grande, quindi già me la segno perché è importante non sbagliare quando andremo a ricavarla. Ok, più o meno. Forse questa avrei potuto posizionarla un po' più in qua, perché qui vedo che lei ha più spazio, che nel suo acquarello c'è più spazio, ma non importa, non vogliamo essere troppo per forza aderenti, e come viene, insomma, non è necessario essere troppo aderenti. Questo è importante, che sia una bella distanza tra le due zampe, sia una bella luce. Qui è una parte molto scura, diciamo che va avanti fino a qua. Voglio individuare un po' questa parte scura con la matita, tanto per vedere. Qui torna un po' chiara, qui c'è una bella linea che in qualche modo rende un effetto di luce che magari ci interessa. Spostiamoci sul lago, allora sullo stagno, scusate. Notate come questa roccia arrivi magari fin qua, qui stiamo aderenti alla sua scelta, ecco, così si può andare un po' più in questa maniera qui, un po' troppo spigolosa, insomma, ecco, va bene. Qui la roccia continua, si muove dietro. Qua fa la roccia, scusami, la riva dello stagno. Qui abbiamo già tutto verde, qua ci muoviamo. Qui dietro c'è un bel, si intravede un, secondo me, un albero o qualcosa del genere, che circa, che fa, che esce, diciamo, qua. Forse mi sono un po' spostato troppo, ma va bene.
così. Qui rinizia la nostra riva. Dietro. La riva dietro è abbastanza lineare. Ecco. Possiamo renderla così con dei tratti, un attimo per capire fino a dove dobbiamo andare a finire, a parare. Qui c'è un ritorno del contrasto. Poi qui ha già fatto queste macchie, ma le andremo a fare anche noi. Forse la riva ancora più curvata. E qua c'è un ritorno del contrasto con questa roccia. Credo sia una roccia quest'ombra. Eccoci qua, qui voglio giusto segnarmi più o meno dove mi interessa arrivare con le pennellate, per non dimenticare, a parte il fatto che, come vi dicevo, poi si può comunque un po' col gouache si potrà andare ad aggiungere quello che ci manca se perdiamo dei bianchi senza troppe questioni. Però circa qui voglio lasciare il bianco. Questo è il mio disegno. Direi che ci sono tutti gli elementi. Come vedete è un disegno un po' più semplice dell'altra volta, ma dovrebbe comunque consentirci di ottenere un bel lavoro. Continua a non piacermi questa, forse solo questa, che è troppo in alto. Quindi non lo faccio mai di solito, ma stavolta mi sento di voler essere un po' più preciso su questa e quindi la sposto un'altra volta un po' più in basso. Ecco, eccoci qua. L'importante è che sia più in su. Ecco, va bene, cominciamo ad acquerellare. Vi faccio notare una cosa: i colori di arte. Adesso tolgo la mia faccia dopo aver detto questa roba, così vi faccio vedere anche per quanto possibile la mia tavolozza. Noi andremo a cercare di fare, mi piacerebbe fare questi prepararmi questi colori qui. Allora io andrei ad utilizzare per l'acqua, come vi dicevo l'acqua è verde, andrei ad utilizzare questa tinta, questo verde, che è prodotto da me dal blu, dall'azzurro, dal ceruleo, diciamo, e il giallo limone. Quindi ceruleo, giallo limone crea questo verde. Notate appunto come le componenti siano quelle corrette, perché se guardate l'acqua nell'acquarello originale vedete che ha delle macchie di giallo, di questo giallo qui, e come ci sia questo azzurro che potrebbe essere per la nostra mente più una, ci potrebbe essere più abituati a pensare che uno stagno sia di questo colore qui. In realtà lo stagno è di questo colore qui e contiene dell'azzurro, il cervello è in grado di dividerlo. Con lo stesso verde magari aggiungiamo un po' di marrone, un blu più scuro, facciamo anche la parte sopra dello sfondo. Ci mettiamo magari anche questi verdi, questo ad esempio, che sono derivanti da il giallo limone e il blu oltremare, quindi vedete magari mi preparo anche questo. Poi mi interessano queste tinte, ad esempio la parte di sinistra dove ci sono le tre oche che camminano, sarebbe bello utilizzare un colore così, un molto più chiaro, quindi quasi acqua. Quindi io ci metterò così tanta acqua che sarà, anzi andrò a pescare col pennello sull'acqua dopo aver intinto su questa tinta che mi andrò a creare utilizzando il terra di siena bruciata e il giallo limone. Quindi magari ecco un altro trucco: terra di siena bruciata, giallo limone, mi fa un coloretto così crema molto, molto leggero. Poi i marroni quasi puri, quindi terra d'ombra mischiata a tinta neutra, le rocce sono in tinta neutra, i grigi delle ombre, diciamo della parte del collo e del corpo delle oche, le andiamo a fare come al solito andando a mischiare il viola con il giallo limone. Otteniamo questo grigio, il grigio stradale, diciamo, ma in questo caso va bene anche per il corpo delle oche. Magari ci aggiungiamo una punta di blu, di azzurro per rendere un po' più azzurrina la tinta finale. Ci sono degli altri grigi, ma insomma sono questi. Queste sono un po' le tinte, quindi mi muoverò solo su queste parti qua. Ah, per fare i becchi, il becco in realtà vorrei che venisse una cosa del genere, molto chiaro però, quindi
per fare il becco, mi fa da fare un terra di Siena bruciata e ci metto questo qui è il mio rosso, diciamo, terra di Siena bruciata rosso di molto diluito e ottengo un rosato, un mattone che mi permette di fare il becco. Questa è la mia tavola dei colori, io la metto qui dietro, voi non la vedrete più, però con quella poi mi prendo i miei riferimenti. I pennelli che utilizzerò sono questi, sono quelli dell'altra volta, gli Escoda Reserva, non so se si vede, no, c'è un ombra, c'è la luce, comunque sono gli Escoda Reserva, il 10, il 12, il 10 e il 6. Come dicevo ad alcuni di voi che mi hanno chiesto, c'è un bel set online, mi pare che in realtà sia su un sito inglese, su Jackson Art, costa intorno agli 80 euro, è un set che contiene tutti e tre, ve lo consiglio perché sono dei pennelli veramente eccezionali. Comunque c'è anche su Arte Miranda, che tra l'altro questa settimana mi ha seguito, ha cominciato a seguirmi su Instagram, quindi sono anche felice, saluto Arte Miranda perché è il mio fornitore numero uno di materiale. Tolgo la mia faccia, ecco. Vediamo se siete pronti. Allora bagnate gli acquerelli, bagnate i colori. La tavola andrebbe tenuta pulita, in questo caso perché dobbiamo andare a trovare le tinte giuste per le cose che vi dicevo. Quindi magari un minimo cerco di diciamo neutralizzare le tinte magari troppo forti che avevo nella mia tavolozza in maniera tale da poter estrarre, come dicevo, il colore dell'acqua. Controllo che siate tutti al passo. E poi in un'oretta cerco stavolta di smarcarlo. A sinistra, Cesare. Lavoriamo piatti o inclinati? Bella domanda. Io sono sempre inclinato un po', Lisa, lo faccio proprio perché piatto mi si formano le pozze, cioè mi rischio sempre, se metto troppa acqua, che mi si fermi l'acqua. Quindi un po' inclino in maniera tale che comunque l'acqua scenda e l'acqua e il colore scendano sempre e si mischino con quello sotto, quindi io comunque sono inclinato, difficilmente mi metto piatto. Cos'altro te? Ci sono, ci siete tutti, cominciamo, 55 persone, sono molto felice di questo. Allora, abbiamo bagnato gli acquerelli, ah sì, predisponetevi anche il gouache, io oggi userò questo, ho un tubettone di gouache, ma ce n'avevo una molto buona di Winsor & Newton. E preparatevi a partire. Cominciamo. Allora, io faccio, mi voglio produrre, vediamo se vedete questa zona, sì, mi voglio produrre col verde e ne devo produrre abbastanzina perché quasi tutta lo stagno, l'acqua dello stagno, e in realtà un po' tutto l'acquerello è pervaso da questo colore, questo azzurro, insomma, se voi avete un buon azzurro può funzionare. Eccolo. Lo vado a mischiare con il mio giallo limone. Giallo limone e ottengo questo verde. In realtà forse sto cambiando idea e vorrei usare vorrei scaldarlo un po' con questo giallo, con questo mio giallo un po' più, eccolo qui, un po' più denso. Ci metto abbastanza acqua. Sto pian piano ottenendo, ne devo creare un bel po' perché non mi vorrei trovare, anche se poi mi capiterà, mi vorrei trovare a dover fare troppe aggiunte, anche se insomma, come viene, viene. Eccoci, più giallo, sto un po' controllando anche la tinta, tinta agli angoli, metto, aggiungo tanta acqua a questa pozza, perché comunque è un colore molto chiaro anche rispetto allo sfondo, guardate quando la sto mettendo, e comincio. Ok, già la prima pennellata mi dà un po' il senso di questo azzurro.
di questo, scusatemi, di questo verde, devo già cominciare ad utilizzare il pennello in maniera stavolta un po' oculata, perché voglio che il già questa prima tinta mi vada bene ad estrarre i bianchi. Non vi preoccupate se sembra tutto molto chiaro in questa prima fase. Notate come io posso andare piano perché tengo sempre il limite, il bordo, il edge, il come volete chiamare, ben inumidito. In questa maniera qua non ho troppi problemi, in realtà i problemi di velocità possono arrivare, comunque di asciugatura. Qualcuno di voi soffre dell'asciugatura troppo repentina del suo colore, in realtà dipende da quanto lo mantenete vivo. Questa tinta che ho fatto ad alcuni potrebbe risultare stonare, perché? Perché questi due acquerelli, questi due colori acquerelli, ma vi consiglio appunto, come dicevo, di provare, ma durante il mio corso online che farò, come dicevo, dalla settimana prossima su Zoom, sia nel corso, diciamo, avanzato che un po' assomiglia a questo, sia nel corso che farò forse più con Mariana, se vediamo, insomma, se lo fa lei o lo facciamo insieme, più base, vi consiglierò di farvi quella matrice che io ho utilizzato oggi. Io arrivavo un po' più giù, quella matrice che io ho fatto oggi, perché vi consente di vedere anche delle stranezze che possono avvenire tra i vostri, qui mi salvo un bianco, vedo, che possono avvenire mischiando, miscelando i vostri colori ad acquerello. Ad esempio, io conosco i miei colori e so che, qui voglio usare anche qualche pennellata un po' più, so che si separano. Queste due tinte insieme tendono a separarsi e io, tutto sommato, questa separazione qua, come firma un po' di questo utilizzo di questa tinta, non la disdegno, quindi un po' me ne frego, diciamo, comincio a mettere magari qualche pennellata un po' più, mantenetelo vivo. Qui bisogna essere un po' più decisi, qualche pennellata se volete salvare qualche bianco, ecco, qualche pennellata morbida può essere molto d'aiuto. Qui arrivo circa qua sullo sfondo, pennellate morbide mi piacciono perché mi salvano dei bianchi. Nei dipinti di Harley siamo abituati, allora, per fare quelle pennellate ruvide dovete, scusate, un po' scaricare il pennello, quindi si fanno bene quando il pennello è quasi scarico, prima di andarlo a rimettere prima di andare a ripescare dalla tavolozza. Quindi quando volete fare le pennellate, diciamo, che lasciano un po' di bianco, di macchie bianche, dovete aver scaricato, consumato quasi tutta il colore che avete nel, ecco, mi sono ricordato di rifare, quasi tutto il colore che avete nella caricato nel pennello. Ecco, sì. Qui ci sono dei bianchi salvati un po' così, facendo delle righe anche un po' più visibili, va bene. Qua c'è un po' di movimento, faccio una pennellata. Le pennellate ruvide si ottengono anche con la velocità, quindi se io sono un po' più rapido ottengo una pennellata ruvida anche con un pennello più carico. Però insomma, il trucco di scaricare il pennello è un po' il più facile per chi vuole cominciare a fare delle pennellate ruvide. Ma così, io direi che ho ottenuto questa colorazione iniziale. Andiamo subito a fare anche la parte sopra, in maniera tale da
da percepire subito se sta funzionando o no la nostra scelta un po' cromatica. Quindi mi comincio a produrre dei verdi, in questo caso un po' più scuri, stanno fili della collana. E eccoci qua. Anche qui torna il nostro lavoro di pennello un po' più lavoro un po' più in punta di pennello, perché è importante salvare ancora con questa fase, salvare qualche bianco e anche il delineare, definire, diciamo, il corpo delle nostre oche. Eccoci qua. Continuo. Vedete come delle volte mi vada anche bene che il pennello sia carico e scarico, come lo muovo. Poi voi lo muovete, ma per forza non vario ogni tanto un po' il colore. Qui magari casualmente cerco di salvarmi in maniera un po' randomica dei bianchi, perché anche dietro c'è un bel sole. Ci metto anche qualche giallo, metto un po' di più giallo nella miscela, nell'unione che sto facendo per... Ah, devo salutare Sandra che mi dice che c'è sempre online, non scrive nella chat perché non riesce a scrivere, e quindi saluto Sandra e Rigo, anche loro hanno comprato con mia grande invidia un super acquerello di Hartley, che io invidio moltissimo. Un giorno magari mi invitate a casa vostra, mi autoinvito, me lo fate vedere dal vivo di nuovo, gentilmente. Dai, scherzo, insomma. Però è bellissimo. Hanno comprato una vista, un interno di Hartley. Lui si è concentrato nella sua carriera moltissimo anche sugli interni. E quindi vi dico già che ho intenzione di proporre un interno, quindi una vista di una, potrebbe essere casa, una villa, dall'interno, da una stanza, con magari un personaggio con i quadri appesi, uno stile di pittura un po', se volete, del passato. Però io, come sapete, sono un ingegnere informatico e mi occupo di computer, di tecnologie, di roba, ma quando dipingo mi occupo di passato, non mi interessa tanto il moderno, sono meno... sono così. È la fuga. Qua sto cercando di salvare qualche bianco, se riesco. Qui abbiamo questo... Qui si scurisce, anche io voglio scurire un po', presto un po' attenzione anche al tono generale, ai toni generali qui magari appunto già mi salgo un po' questa figura, anche questa roccia, anche se non andrò sopra con colore, una cosa così. Adesso faccio anche delle... Ritorno un po' con il mio colore, magari cercando di bagnare un po', l'avrei potuto fare mentre il colore era un po' più vivo, se voi l'avete fatto che il vostro acquarello è ancora bagnato, ma io per motivi anche di velocità, di quello che vi faccio vedere, non ho intenzione di correre troppo e di fare cose troppo... Quindi queste macchie qui che ci sono le potete rendere benissimo anche così, potete andare ad aggiungere sempre velature di acqua per far magari fiorire un po' di colore
così. Ad esempio, io qui potrei poi minimizzare l'impatto dell'acqua, una cosa così. Allora, che mi interessi molto, abbiamo ancora, adesso che il colore è un po' vivo, vado a prendere il mio terra d'ombra, marrone diciamo, magari lo scurisco un po' anche con l'aggiunta di tinta neutra e vado a fare tutte queste righe che in qualche modo identificano la riva del laghetto. Qui potrei anche già aggiungere, vedete come l'aggiunta di pennellate di questo tipo estragga un po' di senso alla riva dietro. Anche qui magari bagno, ecco, in tale da poter poi far un po' spuntare il mio, questa roccia qui dietro. La roccia che abbiamo fatto così, la vado già ad aggiungere. Ecco. L'importante è che ci sia questo oggetto scuro che un po' si riflette qui. Ecco qua. Questo è un po' il mio sfondo. Qui ci sono delle macchie che comunque andiamo a fare dopo con delle pennellate più o meno decise. Qua vedo che avrei scurito un po' anche questa parte qui, un po' di più, che vedo che era stata ripresa anche dagli altri. Qui ad esempio lui la usa per andare a estrarre bene questa testa, lo facciamo anche noi. Aggiungo delle pennellate di colore qua, ad esempio questa è anche un po' esagerata, ma va bene, non importa. Qui ci sono delle pennellate sempre per muovere un po' così. Bello. Questo è un soggetto che si presta un po' alle pennellate. Cerchiamo di seguire ancora un po' la costa qua. Qui ci ho messo giallo, molto giallo, poi torno ad aggiungerci un po' di oltremare per tenere di nuovo un verde qui, ad esempio, usato per estrarre questa parte qua, ecco. Faccio fluire un po' questo colore. Sto di fatto semplicemente bagnando con l'acqua e mischiando un po' i colori. Dove magari ci sono delle linee che non mi piacciono, ribagno con l'acqua per distenderle. Allora, proseguiamo ancora qui con qualche macchia. Si comporrà l'acquerello, speriamo. No, perché come sapete, bisogna sempre dare tempo al tempo e farlo anche
asciugare, rivedere, capire se stiamo andando dalla parte della direzione corretta. Quindi è importante anche delle volte avere un po' di pazienza, che non delle volte, ma spesso nel caso proprio dell'acquarello, perché la fretta non sempre, cioè la fretta nell'acquarello vi punisce spesso, quindi magari qui c'è un bel ritorno di giallo che in qualche modo mi stimola. Questo giallo qua ne voglio aggiungere ancora un po', qui dietro mi sembra bellino aggiungere qualche tocco di giallo generale. Ok, stiamo arrivando ad un piano un po' più frontale. Vado giù, anche se qui in realtà no, meglio che... No. Parto con gli scuri, comincio da questa zona qua e cerco di identificare un po' di terreno, cerco di tirare fuori questa scena, questa parte qui della scena. Quindi comincio a produrmi il mio marrone, diciamo, di tono base, che sto guardando la mia matrice, vado a prendermi con terra d'ombra. Metto la mia terra d'ombra, se non la vedete la metto qua, una punta anche di terra di siena bruciata e provo a cominciare partendo da qua. Qui abbiamo che le zampe sono estratte qui, così. Io mi muovo proprio al negativo, ancora una volta. L'obiettivo è cercare di definire questa volta meglio le mie poche. Ogni tanto rientro con dei colori scuri. Qui sotto dovrò arrivare fino all'altra orca. Qua bisogna mantenere i bordi di cui vi parlo sempre ben inumiditi, altrimenti vi si stacca un po' il colore, quindi magari portate pazienza, velocizzo un po' la pennellata. Stiamo parlando di un colore, può variare un po', variatelo anche voi, che diciamo farà da sfondo scusatemi, alla parte un po' più scura. Qui si arriva addirittura fino a definire questo il collo della e andare ad estrarre delle rocce da lì. Ok, continuiamo. Vedete, io mantengo per quanto possibile sempre inumidito quella parte del colore. Ecco, qui dopo ci andremo a estrarre quei due punte. Qua andiamo proprio sullo scuro, qui dopo estrarrò quella linea di cui vi parlavo. Cominciamo comunque già qua a incontrare questo giallo, a cercare di definire il corpo un po' meglio dell'oca, quindi magari muovetelo un po' in maniera che la coda sia un po' identificabile. Qui dietro
Parliamo ancora la necessità di estrarre il corpo. Qua addirittura sono stati lasciati dei bianchi che potrebbero essere interessanti, perché Yardley prima fa sicuramente, anche in questo caso ha fatto prima le ocche dello sfondo che sto facendo io, ma per una questione di prove volevo provare a fare ad utilizzare questa modalità, cioè magari fare prima uno sfondo e vediamo come viene fuori, non so se mi si separa in qualche modo differentemente il soggetto. Anche qui devo un po' salvare la forma. Qualche bianco è utile come sempre, quindi le pennellate veloci non sempre le vado a togliere, ma ne tengo qualcuna. Sono le rocce. Qui è tutto bianco, qui arriva il corpo dell'oca, praticamente bianco, qui ci sono rocce che dopo andrò comunque ad estrarre. E qui abbiamo una tinta così, in realtà un po' più grigetta. Secondo me qui c'è l'aggiunta di un po' di blu oltremare. La mia estrazione. Cominciamo subito qui, anche se ormai è un po' tardi, ma proviamoci. Devo crearmi un marrone molto scuro. In realtà c'è anche del, ecco. Proviamoci, vi dicevo, perché essendo ormai quasi asciutto il colore di fondo, il rischio di ottenere un effetto un po' più inchiodato di quello che ha ottenuto Yardley è ovvio, ma va bene, importa. Non siamo così puntigliosi. Qua si arriva una roccia che ha un colore quasi assoluto. Dove va lo scuro, fate lo scuro. Scuro arriva fino a qui circa. Qua un po' si ferma. Ecco. Dopo tanto mi si schiarirà sicuramente. Magari ci ripasserò. Tocco anche un po' strano per isolare qualche movimento del terreno. Beh, continuiamo, magari anche sempre con questa tinta, magari potremmo anche schiarirla leggermente e cominciare magari a definire queste linee. Qui vi parlavo, questa è un po' troppo acquosa, quindi mi farà un buco adesso. Può svuotare un po' il pennello, qui avevo una linea che mi piaceva, che passava circa qui. Aggiunta di queste pennellate, sto un po' cercando di scurire la tinta iniziale che ho fatto, cercando in qualche modo di vedere se riesco ad estrarre un altro livello di profondità. Allora, qui ad esempio potrei
qui ci sono gli scuri, quindi mi piacciono. Qui continua in qualche modo ad andare il colore a mischiarsi, un po' più scuro, perché qua siamo, come vi dicevo, in un piano in cui probabilmente c'è un albero che produce queste, che produce questa tinta più, più scura del suolo. Poi magari andiamo ad cerchiamo di arrivare così fino a quest'occa qui. Ecco. Qua mi è scomparsa poi totalmente, non importa. Più o meno. Ok, adesso andiamo ad occuparci un po' di queste rocce qua. Queste rocce sono di una tinta un po' più blu, quindi le vorrei proprio fare mettendo, aggiungendo del, creando quindi un grigio, aggiungendo del oltremare, in maniera tale intanto da fare la parte chiara della roccia, poi la roccia comunque sarà, io lascio qualche bianco, così sarà comunque definita meglio dalla parte scura che arriva fino a qua. Poi però queste rocce diventano marroni, diventano marroni e si arriva in realtà fino alla testa del, mi sono reso conto adesso di come in realtà sia ecco. Qui c'è addirittura c'è un sasso che potremmo da poco isolare in qualche modo, però queste rocce vanno a incontrarsi proprio qua con la testa del, della mia, magari poi cercheremo di isolare un sasso se riusciamo, sono delle, ho fatte così, va bene. Mi piace così per adesso. Vorrei andare a cominciare, qui magari tolgo queste flessioni un po' eleganti, vorrei andare a cominciare, faccio questo piccolo grigetto qua, in maniera che mi rimanga solo questo secondo piano, questo triangolo. Allora, il grigetto, ve lo faccio vedere un attimo, perché questo grigetto lo faccio mettendoci una punta di credo, perché lo vedo un po', se no volete che proviamo il nostro, già a partire con il nostro viola, tanto qua ormai siamo qui. Allora, un tocco di viola e giallo limone. C'era del verde sotto che un po' Bertonato, sì, c'è un po' di verde sotto che volevo un po' andare a combattere. Comunque più o meno potremmo avere una tinta del genere, vediamo, mi pare assolutamente lei. Qua ci sono, è un po' mossa anche qua la pennellata. Estrae anche in questo caso quello che mi mancava della loca.
Scendiamo qua. Tutta questa parte qui è calda. Ed è il nostro piano intermedio. Nel frattempo, se quanto qua si è asciugato un po', definiamo un po' meglio le. Sono vari passaggi, velature bagnate di macchie. Quindi chi è più bravo, ad esempio Laura Sara è bravissima con con l'utilizzo della macchia sull'acquarello, è una maestra, è stata una mia maestra, come ripeto sempre, è bravissima, e quindi lei sa sicuramente farvi vedere nel suo corso che farà, credo che lei online a breve, metterà martedì, e anche lei è molto brava ad utilizzare la tecnica della macchia, quindi vi consiglio di seguirla assolutamente. Allora, facciamo questa parte qua chiara. La parte chiara, come vi dicevo, la vado a fare utilizzando terra di Siena bruciata e giallo limone. Il mio limone è un po' sporco, magari lo pulisco un po' perché prima ci ho fatto tanto verde, quindi un po' mi verdona tutto. Questa è un po' la frullatura del giallo limone. Il mio obiettivo qui è ottenere una tinta veramente chiarissima, quindi ci devo mettere dentro tantissima acqua. Quindi senza paura continuate a pescare acqua, perché bisogna essere molto chiari, quasi bianchi, ecco. Lì sopra in realtà va a unirsi un po', diventa un po' verde. Per adesso, anzi forse quasi non riesco, casomai dopo stendo una velatura verde. Io voglio salvare volontariamente qualche bianco, ecco. Qui abbiamo c'è un bel spazio bianco. Serviva un po' per rendere l'idea del fatto che dopo le figure, anche se si uniscono, risultano comunque sensate. Ok, proseguiamo. E la bussana, che qui c'è una macchia bianca, non so neanche se è lasciata volontariamente. Qualche bianco delle rocce lì lo lasciamo. Seguiamo, qua mi sono perso il bianchetto che lui aveva lasciato, mi piace, quindi magari lo vado a recuperare. Gli scuri di questa anatra in primo piano, qua qualche bianco lo tolgo. Ok, proseguiamo, andiamo qui più avanti, sempre di qua. Quindi tanto lui usa acqua pura per sfumare il colore. Ok, qui siamo un po' più scuretti perché vuole strarre meglio questa cosa qua. Qui c'è un bianco lì, l'ho andato volontariamente, lo lascio anch'io. Vabbè. E arriviamo qua. Circa. Aggiungo un po' di verde di sopra, quindi metto ancora un po' di una punta di verde, il giallo limone è la mia cosa qui, perché qui vedo che tornava un po' a in verde, andava a definire meglio questa stocca.
bagno poi con dell'acqua, metto acqua pura così la sfumo un po'. Due tinte in realtà era qui, era ancora un po' bagnato, quindi magari mi fa la chiazza, non importa. Ci siamo, sta prendendo un po' forma. Cosa potremmo fare adesso? Possiamo andare a scurire qui. Qui adesso è tutta un'aggiunta di scuri e la definizione delle ocche, poi arriviamo alla fine, non è, quello di oggi non si prolunga troppo. Quindi metto subito a definire meglio le mie rocce. Qui ad esempio potrei avere questa roccia di contatto meglio. Una cosa così. Ecco. Poi qui sotto ritorno la scura. Fare le macchie. Poi bagno con l'acqua per far fluire un po' il colore. In basso, qui devo scurire molto, vedo che si era un po' schiarito, ma era in qualche modo importante avere tutto scuro qui, quindi vado a scurire molto, sto di fatto cercando di estrarre delle ipotetiche rocce da questo sfondo e anche in qualche modo sto già andando ulteriormente a definire, ecco, le ocche. Anche qui vedo che ho perso un po' di scuro, di profondità, invece mi piace molto averla, quindi ci passo ancora, andando a estrarre ancora un po' di profondità e anche di altro, qualunque altra cosa potrebbe esserci. Qui mi ero forse un po' fermato troppo presto, vedo che arriva in giù. Ecco. Qui io vedo tutto sto bellissimo terra di Siena che appare. Bene, faccio fluire un po' di tinta qui per andare a fare questa macchia, quest'ombra dietro un po' lineare che mi piaceva, che poi però voglio assolutamente sfumare. Questa la faccio sfumare. Ecco. Bene. Bene. Ripartita la mia ventola, la ventola del PC, simbolicamente, come al solito, molto gentile. Va bene. Sto anche aspettando un po' che si asciughi, diciamo che questa parte qua forse è asciutta, posso intanto andare a fare quest'oca. Cambio pennello, uso un pennello un po' più piccolo, quindi finora ho usato la punta di un pennello grande per cercare di estrarre quanto più possibile le figure. Adesso uso un pennello un po' più piccolo. Quest'oca è parecchio scura, quindi dovrò usare molta tinta neutra e mi pare che nello scuro abbia un po' di contenuto di blu. Quindi la vado a fare. Tommaso bussa la porta.
ci metto anche un po' di marrone, tanto per questa. Rocca in primo piano, rocca bianco qui ci sta. Addirittura mi pare che lui abbia macchiato un po' il becco con del marrone, forse per dare un po' di senso anche nell'oscurità. Adesso ho macchiato, va bene, troppo. Troppo bianco su questo collo, ma comunque mi interessava avere un occhio in primo piano. Facciamo questa, che dite, anche se in realtà sì, potrebbe mischiare un po' col nostro colore di sfondo, speriamo di no, anzi forse ancora un po' troppo. Allora forse qui dietro siamo asciutti un po' meglio, sì. C'ho sicuramente anche quella macchia di verde da portare a termine del tronco, magari la faccio adesso. Va bene, andiamo a fare i grigi delle oche. Utilizzo quel viola mischiato con il col giallo limone che mi ero preparato, e in realtà ci metto anche un po' di giallo che in qualche modo lo renda un po' più. Poi bagno con l'acqua per far fluire un po' una tinta un po' più sfumata. Questa è l'oca dietro. Ci metto anche già il suo appoggio con sempre il terra d'ombra. Mi piace che mi faccia un po' di unione, che vada un po' a unirsi di là. Quindi abbiamo quest'ombra, questo appoggio. Ci metto anche un po' di terra di Siena. Ecco. Facciamole anche un po' il becco, con quella mistura di terra di Siena che vi dicevo, è un po' di rosso, ma pochissimo, per farlo proprio rosato. Ecco, il becco dei becco delle oche arriva abbastanza in avanti. Una cosa così, poi visto che ci siamo con questa tinta, ho fatto astrarmi anche qui il becco così da avere già un'idea di dove sarà, e anche questo. Queste sono le nostre oche. Secondo piano, becco anche di questa, visto che ci siamo. Becco anche di questa, fa un po' così il becco. In realtà questo è un po' più su di così. Lo andiamo a estrarre con il... Qui è un po' più rosso addirittura. Rosso anche qua, va fino a su. Ecco,
arrotondati, se riuscite ad arrotondare un po' il becco delle orche è un po' arrotondato. E anche questo. Insomma, Oco forse, mi si dice Oco in... Beh, ci cioè sono... Forse Oco in Manastuba, forse. Vabbè, comunque arriva un po' più su, questo che dà una... Dato così, anche questo in realtà è un po' più scuro degli altri, quindi magari ci metto un po' di marrone, scurisco un po'. Va bene, ho definito un po' le occhie. Adesso vado a continuare a estrarre le altre, quindi sempre il mio grigio, sempre mischiato un po' con una tinta che ritorni, che è un po' di quel giallino, qui ne abbiamo tantino in questo, tanto in questo, ecco. Questa è la nostra seconda bocca, che quindi trova un po' di ritorno di grigio, un po' di grigio qua sotto il becco, in realtà anche abbastanza visibile, quindi me lo vado già a fare, ecco. Possiamo anche mettere un occhietto se volete, state molto attenti perché quando si fanno gli occhi degli animali è un attimo cadere nell'assurdo. Sono proprio delle, sono dei puntini. Eccoci qua, qui dietro abbiamo che il collo di questa era estratto da un po' di ombra dietro, abbiamo qui un po' di estrazione anche tenendo conto che c'è in primo piano l'altra occa. Così, qui c'è una macchietta, il collo, questo qui c'è un po' di ombra che arriva lassù, io lo vedo un po' così, mettiamo le zampe, qualche piccolo tocco per questa zampa, in quest'oca qua ci andiamo anche a mettere quasi quasi, visto che ci siamo, la sua ombra, che così la cominciamo a piazzare a terra. È un'ombra fatta così più o meno, forse un po' più scura. Poi abbiamo un po' d'ombra anche qui dietro, che in realtà è il sole che proietta un po' d'ombra di quell'altra orca, quest'ombra qua, ok, qui abbiamo facciamo un accenno di come potrebbe essere qua dalle zampe di questa. Ora che ho un po' sul pennello faccio qualche tocco per unire, per creare un po' di unione tra le soggetti. Andiamo con una prima passata di grigio su quest'occa qua, okay.
giù. Questa è una prima passata chiara, poi questa la devo un po' scurire, comunque più o meno va giù per di qua. Così, così. Cercate un po' di renderla lì dentro, di dietro c'è una chiara. Arriva fino qui. Cicciotta. Poi qua gli do subito una passata un po' più scura, quindi ci metto un po' di marrone di terra d'ombra. E anche un po' mi si scurisca ulteriormente. Poi qui dietro andrò avanti un po' con si asciuga. Facciamo anche a lei l'idea delle zampe. Questa zampa è fatta così, questa è un po' forse la più definita. Provo anche a definirla un po' meglio. Palmata, fatta circa così, forse un po' più da bruciare. E poi ne ho un'altra invece qui. Stavolta arriva un po' più in giù. Questa va poi in compagnia di una bella ombra scura. Un po' con la eccola qua. Sta estraendosi, venendo fuori pian piano. Che sembra un po' più arrotondata. Bene, allora questa parte qua ci siamo, no? Aggiungo qualche tocco per, come sempre, fare un po' di unione. E andiamo a vedere questa parte qua, mi piacerebbe un po' più sfumata. Andiamo a vedere queste altre oche. Anche qui è un grigio abbastanza scuretto, vedo anche un po' di azzurro. Qui devo stare attento perché fa un piccolo cerchietto vicino che è un po' diciamo, la guancia
poi scende così. C'è un po' di blu, secondo me, un po' di viola. Il mio grigio è creato inizialmente da quel viola, che poi un po' secondo me torna e diventa sempre più scura andando giù, fino a quasi proprio diventare scuro, molto scuro, perché lì sotto c'è proprio la punta finale. Corpo. Ecco, qui vado un po' più su. L'altra. Poi con l'acqua, con acqua pulita, cerco di far fluire un po' il colore in maniera tale da schiarire la parte qui dietro. Ora dovrebbe essersi asciugato un po' di più lì e ci vado a mettere qualche macchia azzurra, qualche ombra riportata azzurra qui sull'occa, un po' di contenuto di azzurro, diciamo, questa dietro che avevamo lasciato lì. Così. Adesso che siamo quasi asciutti e che mi farà la linea, scurisco ancora perché questa qua la volevo sotto ancora più scura, anche qui lateralmente, ora è un po' più scura. Ecco, vorrei proprio che sì, che facesse quel tipo di macchia lì. Bene, questa è andata. Faccio dei tocchini anche qui dietro sotto per aggiungere un livello un po' più scuro. Anche qui c'è un livello scuro un po' più visibile. Facciamo l'ultima oca, mentre questa un po' ci si asciuga. Facciamoci il puntino giusto per rendere, in realtà più che l'occhio è una macchietta, è una cosa così, più che di questa si vede anche un po'. Puntino della narice, qua dovevo andare a distrarre un po' il collo, faccio adesso, qui è scuro, qui c'è l'ombra, però poi si schiarisce quando va verso di qua. C'è un puntino anche qua di, in realtà un po' più grande degli altri, per l'occhio. È una cosa fatta così. Qui abbiamo questa. Ci metteremo, anzi ce lo metto già un po' di scuro, un po' più visibile, che io qui voglio che fluisca un po', questo è il suo, sembra un po' di ombra. Qui sotto voglio che l'ombra sia ben visibile. È un continuo di scurire per ottenere
sempre di più la tinta che poi ci interessa, insomma, ecco, l'effetto che ci interessa. Facciamo le zampe, che una, come dicevo, lì dietro, attaccata al corpo. L'altra è un po' più in primo piano perché segue il movimento dell'oca e arriva circa più così. Qui sotto noto che c'è più scuro, dopo lo andrò ad aggiungere alla fine, a questo punto. Qui siamo più scuri per cercare di posizionare meglio. Soggetto. Quest'oca qua davanti è molto scura, quasi nera, però io non uso il nero, uso questa tinta neutra, neutral tint proprio. Ci lascio un po' di coso. Lì mi pare che addirittura prenda un po' di viola. Io voglio mettercelo. C'è la pazzia. Vediamo cosa succede. Perché mi sembra che più davanti addirittura ci sia tornato un po' di viola. Questa circa arriva a una cosa così. Qui dietro è praticamente acqua, un po' più grigia, praticamente anche qui dietro vedo acqua. Ok, così. Aspettiamo un po' per fare qualche altro dettaglio. Vorrei dare una passata poi finale per scurire un po' ancora qui. Vorrei fare dietro sullo sfondo qualche dettaglio in più, magari adesso con il colore asciutto. Andare ad estrarre qualche verde molto molto vivo. Ecco, in modo tale anche da muovere un po' il bordo di questo stagno. Come piano piano un po' si vada a comporre la nostra scena. Sia diversa chiaramente dalla sua, ma queste velature che riportano il colore alla vita.
finali sono l'idea che può esserci. D'aiuto. Qui abbiamo ancora delle imprese scure, qui sotto ci sono le rocce forse. Tutti questi dettagli scuri sono utili come sempre a... Ahia, qua adesso l'ho bagnato. A estrarre i dettagli chiari, quindi fluisce un po' troppo, ma lo so. Va bene, direi che posso aggiungere un po' di verde qua per far diventare un po' più viva la nostra scena. Un po' di verde qui, mi piace aggiungerlo quasi a incoronare questa. Qui lo rendo sfumato, incoronare questa, ci devo poca giallo. Macchie di colore che mi piacciono perché fanno, accendono un po' l'acquerello di nuovo, no? Giallo dove c'è il giallo, verde dove ci va il verde. Qui c'è un po' di profondità che si è persa, andiamo ad aggiungerla, che continuava qua dietro, qui c'è una certa unione praticamente tra queste due. Ecco. Qui sopra sfumava così, qui l'acqua era un questa velatura, unisco un po' tutta l'acqua che si stava muovendo per dare quel tono giallo finale che ha questo, che ha quest'acqua di stagno. Cosa così mi piace qua, e qui un po' più là dentro. Ok, mi fermo su questa parte qui. Torno un po' a sistemare qualche scuro che mi si è perso su questa rocca qui. Qui potete andare avanti veramente a piacimento, perché poi è possibile a un certo punto fermarsi, sapersi fermare è importante. Solo che diciamo è la parte più divertente, poi la parte finale in cui uno comincia a vedere un po' la composizione e comincia a sentire di più l'acquerello, e quindi è un po' anche la parte più divertente. Capisco che uno voglia mettersi un po' più a fare dei dettagli scuri. Comunque, come vedete, anche a me si continuano a rischiarire senza problemi, sono sempre avanti. Anche scuro,
punto, questa è un po' più scura, questa è scura, scuri, qui dietro c'è un bel punto scurissimo, questo che sembra tanto un buco nell'albero, scuri, 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 tutti macchie scure, scuro, scuro. Vorrei fare un tentativo di bagnare in generale qui, tanto per ancora una volta scurire un po' questa parte che mi si era un po' schiarita, anche per dare meglio l'effetto di questa oca, che comunque è al buio, cioè comunque è in ombra. Ecco, bene, farei asciugare, lascerei che si asciughi, anzi vado a prendere il phon se mi aspettate, che così lo asciughiamo, ci do due tocchi di gouache e vi saluto. Due tocchi di gouache e vi saluto. Attendete un attimo che vado a prendere. Finali. Bene, grazie sempre per il vostro lavoro, già piace. Anch'io, fatti invitare a Alessandra, ok. Lezione in un altro momento, prossimi giorni, se il lavoro si presente, grazie Marco, ci sono, Ernesto Fasolo, ciao. E finisco come vi dicevo usando una punta di gouache e poi cancellando. Allora, se è già asciutto, cancello già un po' la gomma. Aspetta che tolgo l'audio, posso anche togliere. Dovreste sentire, ho scoperto che ho ascoltato l'audio facilmente e non bombardarvi con il mio phone. Tolgo la gomma perché voglio proprio vedere i bianchi unirsi, un po' il divertimento, come se togliessi lo scotch, scusate se balla tutto, come se togliessi lo scotch laterale, in quei momenti lì mi diverto. Allo stesso modo voglio rimuovere la matita che mi aggiungeva troppe forme, perché così mi si uniscono proprio i colori, mi si uniscono proprio i bianchi e vedete come diventi molto più stilizzato.
che qui togliamo la gomma, usiamo la gomma per togliere tutta la matita in eccesso. In qualche modo, facendo questo lavoro, si qui dobbiamo fare un po' di testa con una macchietta di acqua sporca. Facciamo, ecco, tengo per quanto possibile la gomma qui sull'acqua, che non mi piace, si vedono le tracce di gomma, mi piace che sia un po' più pulita. Va bene, in primo piano il bubo sta zompettando perché sono uscito una volta, pazienza, 5 minuti, ho finito. Balla sempre tutto, mando giù la gomma. Ok, faccio una pulizia un attimo. Una macchietta per la testa, fatta veramente con acqua sporca, quindi praticamente il pennello carico di acqua sporca, tanto per fare una testa bianca su sfondo bianco. Do un po' di giallo Napoli, che mi piace usare in questo momento, qua sulla roccia qui dietro, giusto per togliere un po' di bianco. Guardo un po' di giallo Napoli, sono sporcato un po' troppo. Qua mi piacerebbe muovere un po' così, visto che ci sono, muovo un po' questa parte per dare un po' di livello. Faccio un'aggiunta con il pennello di qualche macchia gialla rischiosa qui un po' più sottili, più grosse, insomma un po' miste, per aggiungere un po' di verticalità. Adesso sono un po' timido, scusate, anzi la faccio un po' più piccola. Qui, ad esempio, un po' di verticalità ai riflessi. Qui ad esempio ci voglio fare dopo anche quella macchia, qui ci metto qualche punto verticale. Ecco, giallo. Wash e chiudo. Tutto questo qua aveva fatto, c'era un po' di becco qua anche in questo. Voglio fare il wash, voglio fare delle linee bianche con wash per riprendere un po', per farvi vedere anche quello che è successo a lui, che lui qui ha aggiunto un bianco wash bello denso, quindi vado a pescare proprio dal mio tubetto direttamente e lo faccio una bella linea bianca qua con un colpo di luce, prendo qualche bianco coperso, come sapete io non ho paura di usare il wash, che lo uso. E qui lui appositamente, io avevo perso dei bianchi per poter fare poi questo, muovere con delle
piazze bianche, tutto. Qui ce n'è una che ci sta proprio bianca qua, con un'altra macchietta. Qui ci sono dei ritorni di luce. Qui c'è, come vi dicevo, una macchia rotonda che può far pensare a una roccia. Tac, 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 tac. Non troppi, non pochi. Posiamo e chiudiamo. Io quasi quasi mi fermo qua. Mi fermo così. Vi faccio vedere un po' l'acquarello, vi lascio un po' l'acquarello visibile e poi mi rimetto con la mia faccia visibile, così vi saluto e vi faccio vedere anche, vi ricordo un po' gli appuntamenti che avremo nelle prossime settimane con l'acquarello, con i corsi online di acquarello via Zoom che faremo con Onda Creativa. Ah, volevo farvi vedere anche un piccolo sketch che mi ero preparato questa mattina, ecco, anche una versione un po' più piccolina di come poteva essere fatto se lo facevate anche più piccolo, come si possa con un pennellino piccolo e un po' più velocità fare anche una versione più piccola del nostro acquarello. Mi metto di faccia, vedo se avete scritto qualcosa. Grazie Marco, grazie mille, bellissimo, grazie Marco, un saluto a tutti, ciao Claudio. Prima di andare via vi chiederei di attendere un secondo che vi faccio rivedere, per chi non ha visto prima, dove trovare qualche riferimento per continuare a dipingere con me nelle prossime settimane. Basta che andiate sul sito dell'Associazione Onda Creativa, della nostra associazione. Per i soci trovate a disposizione la possibilità di iscrivervi ai nostri corsi online, per ora c'è il mio, a breve aggiungeremo quelli di Laura Sarra, di Romina Luzzi e di Mariana Bevilacqua. I corsi si terranno via Zoom, il mio corso sarà sabato prossimo, quindi dal 2 maggio per 5 appuntamenti, dalle 9.30, quindi il sabato mattina io continuo, di fatto sabato prossimo sarò ancora qui con voi, per chi vuole seguirmi. Dentro trovate tutte le informazioni, trovate anche già i 5 obiettivi che voglio, 5 finalità e 5 acquerelli che vorrei fare. Vorrei anche fare uno studio di interni, come vi dicevo. Sono 5 lezioni, qui trovate tutti, il prezzo, tutto. Vi ricordo che dal lunedì costerà 15 euro iscriversi all'associazione invece che 30. Qui trovate tutte le modalità per associarvi. La modalità visiva sarà questa, come in questo caso. Alla fine trovate la forma in cui potete richiedere come iscrivervi al corso online e vi risponderemo con tutti i dati necessari per accedere via Zoom. Quindi praticamente si tratterà di il venerdì io vi mando agli iscritti, mando una password e un link per accedere, un po' come è stato con Wilmot, per accedere alla diretta. Se riesco farò una prova già dalla prima volta a registrare, se riesco a registrare poi vi metto a disposizione la differita su YouTube, sul link privato, solo per gli iscritti. In questo modo, anche se uno vuole poi riprovare l'acquarello anche durante il corso. E per i corsi vi dico che vi manderemo una mail, quindi iscrivetevi alla mailing list se non l'avete già fatto. Per iscrivervi alla mailing list sul sito trovate a metà pagina iscrivetevi alla mailing list, lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook, potete scriverci, potete utilizzare il nostro account di il nostro indirizzo di posta elettronica, scusatemi, Onda Creativa PD come Padova @gmail.com. E basta, che dire, ci vediamo sabato prossimo. Ringrazio ancora tutti per avermi seguito in queste settimane, con voi mi sono divertito come un pazzo. Mandatemi gli acquerelli che li metto nell'album, non potrò ovviamente fare un commento dei vostri acquerelli, lo farò via Zoom per chi si iscrive, però metteteli comunque nell'album, così potete vederli, potete commentarli tra di voi. Grazie mille, siete stati gentilissimi e io spero che vi siate divertiti. E non mi resta che darvi appuntamento a quando ci vedremo di persona. Buon 25 aprile,
buone feste, ciao a tutti, vi faccio un saluto anche qua sulla chat, ciao a tutti, grazie mille. Alla prossima, ciao ciao.